Ok, allora ricapitoliamo. A quanti nomi siamo tra le proposte? Al momento siamo a 12. Ok, aspetta, ne ho ancora un paio di bellissimi per la nostra figlioletta. Che ne dici di Spinolelia? Spinolelia? Sì, Spinolelia. Sì. Bello, scrivi. Ok. E poi sai cos'altro mi piacerebbe? L'hanno detto i miei craft scritti, dicono Nutella la potremmo chiamare. Oppure hanno detto anche Siri, scrivi anche questi, Nutella e Siri. Siri mi piace, sì. Nutella no, la prenderebbero in giro, non ma mi che sembra no, il caso. No, non la prenderebbero in giro. Poi scrivi Cazzabubbola, ovviamente, il più votato dagli italiani. Cazzabubbola dovrebbe chiamarsi sicuramente. Cazzabubbola. Certo, Cazzabubbola. Senti, abbiamo già un figlio traumatizzato per colpa delle tue scelte, ma ok? Ma non è vero, non dire fesserie, scrivi. Ah, oh, va bene. È pur sempre il foglio delle possibilità, mica delle certezze. E poi scrivi anche Rapunzola, perché è un nome brutto, ci vuole nella lista, no? Se no... Perché infatti tutti gli altri 10 che hai scelto non lo erano, vero? Gli altri sono bellissimi, ok? Scrivi. Perché infatti con Zanvola va bene. Sì, con Zanvola era la mia nonna, si chiamava così. Scusa, che problema c'è? No, nonna con Zanvola, quanto era prova a preparare il polpettone. Beh, in ogni caso va bene, hai scritto forza, tutti. Sì, va bene, forza, sì, va bene. Li ho scritti tutti. Finito? Mm-hmm. Sì, sono finiti. Adesso non ci rimane altro che scegliere tra tutti quei nomi qual è quello più buono, il più bello, il più adatto alla nostra pupattola, ok? Mi sa che sarà una decisione molto lunga da prendere. Eh sì. Magari povera potremo... creatura. Lo so, potremmo prenderla nel pomeriggio. C'è qualcos'altro che devo fare, per caso? Dimmi. Guarda! Che c'è? Cosa hai visto? Hanno finito i lavori, vieni a vedere, che guarda! Che lavoro? Fammi vedere. Oh mio Dio, che casa rosa! Sì, ho sentito che hanno comprato la casa dietro la nostra e l'hanno ristrutturata in tempo record. Guarda lì, è tutta rosa, sembra una torta. Porca miseria, inquietante, è piena di fiori. No, tu devi uscire e devi andare subito a vedere chi ci vive. Devo fare l'agente investigativo. Ma guarda che forse è meglio se ti affidi al nonno, sai, per queste cose. Lui è molto più adatto di me. No, devi andarci tu, mi fido di te. Ci andrei da sola, ma lo sai che non posso uscire. Bubola sì. È a casa e c'è anche Bubola? La piccola che devo... Non è Bubola. Bubolo e Bubola. E pensaci comunque, Anna. Sai che sarebbero belli, insieme così. Pensa anche alle cose positive. Per chiamarli ci basterebbe dire "Hey Bubs!" e loro verrebbero entrambi. Sarebbe molto comodo. Non è male come idea, effettivamente. Però magari poi Bubolo potrebbe offendersi. Mi ha rubato anche il nome. È vero. Questo è un lato negativo è della medaglia. È sensibile in questo periodo. È meglio non esagerare. So. Io vado a vedere la casa, a dopo. Mi raccomando, discrezione. Ma certamente, ma perché mi hai preso? Guarda che ho preso lezioni dal migliore, Il nonno è il migliore. O è almeno per questo dico attento. Sì, è lui. Dice di essere il migliore. Poi io mica lo so se lo è davvero. E secondo me è un pochino uno scellerato il nonno Tomaldo. Senza offesa, nonnone. Certo che come casa è proprio strana. Chi è che ci vive lì dentro? Un pacchetto di confetti. Guarda che roba. Non mi piace per niente. Guarda quanti fiori. Ma oh mio Dio. È proprio pieno di fiori qua. C'è qualcuno qua fuori? No. Salve. Buongiorno. Devi essere uno dei miei nuovi vicini. Ho sbagliato strada io e non volevo entrare nel suo prato. Mi dispiace. No, non si preoccupi. Piacere. Piacere. Mi chiamo Felia. Felia. Sì, Felia. Felia, potrei chiamare mia figlia Felia. Un bel nome, sa? Proprio bello. Una figlia? Sì, sì. Che cosa carina. Mi hanno detto che questo quartiere era adorabile. Ma non pensavo neanche che ci fossero persone così affascinanti. La miseria. Ma guardi, me lo dicono tutti ultimamente. È un periodo buono, devo dire. Ma forse sarà perché mi sono tagliato la barba proprio da poco. Quindi ho un fascino nuovo, capito? Grazie comunque. Lista? Benissimo, sì. Davvero. Oh, grazie. Beh, molto piacere, Fenia. Io tornerei a casa. Felia, scusi. Certo. Arrivederci allora, No. Ma perché non entra in casa? Le offro un tè. Dei biscotti, sì. I biscotti mi piacciono un botto a me, lo sa? Prego, venga. Oh, grazie. Sì. Entro io, grazie. Prego, ma che gentile. Oh, ma che bello. È proprio tutto così... così rosa, sì? Le piace il rosa, ancora non ho avuto molto tempo di sistemare tutto. Certamente. È un po' un disordine. No, ma che dice? No, non è un disordine, è pieno di bamboline... tutte innamorate, tra l'altro, complimenti. Sì, sono una persona molto romantica. Capisco. Certo, mi siedo. Aspetto il tè, i biscotti di cui parlavamo. Ma lei che lavoro fa? Questa è una cosa un po' confusa, perché prima... si sposta lei, vero? Vabbè, perché prima io lavoravo alla centrale nucleare, capite, vero? Ma non mi dica.
Jack. È molto pericoloso come lavoro, grande responsabilità, eh. Sì. Che eroe. Lo so. E poi però, sì. E poi praticamente io sono andato a lavorare invece in proprio. Però lei si sposta continuamente. E sono andato a lavorare allora. Ho aperto un canale YouTube, CraftTube, capito? Sì, sono mi piuttosto... piace tantissimo guardare i video. Se mi dice il nome del suo canale, magari potrei anche iscrivermi e diventare una sua craft iscritta. Ah, che bello. E glielo dico dopo. E comunque sì, la miseria, va bene. E praticamente sì, ho aperto... No, è che ho problemi di udito e non riesco a sentire molto bene, sì. Ah, capito. Beh, in ogni caso sì, ho aperto questo canale e inizio ad avere tanti craft iscritti. Sa, poi faccio a volte le craft live, tutti i craft iscritti parlano. Sì, molto famoso, mi sposto. Mi sento così emozionata. Certamente. Vabbè, comunque, senta, i biscotti non arrivano, mi è parso di capire. Però magari potrei avere qualcosa che bolle nel forno. Sento che, cioè, che forna nel forno, sento un bel profumino. Oh, certo, mi ha fatto ricordare che ho messo la torta in forno. Certamente, a me mi piace pure quella, sa? Ne posso speriamo avere... che sia venuta bene. Speriamo. No, gliela regalo tutta. Ma lei è una persona gentilissima, adorabile. Ma no, ma lei è gentilissima. Ma grazie. È la prima persona che mi viene a dare il benvenuto. Ma lei deve sapere che nel quartiere non è che ci sono tante persone con iniziativa. C'è un vecchio, nonno Tombaldo, lo conoscerà. Un rompiscatole, lui dice di essere famoso, di essere stato nel passato un grande attore. Poi secondo me sono tutte cavolate. Comunque vedrà che piano piano inizierà a farsi delle nuove amicizie. Io adesso vado però perché... Ma grazie, arrivederci, sì, mi raccomando, la mangi la torta. Certamente, ma quello non me lo è deve neanche dire. È fatto con moltissimo amore. Certamente. Ciao, arrivederci, Ofelia. Arrivederci. Ciao, mamma con mia. Con la L, Ofelia. Sì, Ofelia. Boh, la torta sembra buona comunque, devo dire la verità. Un po' strana sta qua, è un po' gentile, molto gentile. Devo dire la verità, molto gentile, anche più gentile di Anna. Dovrebbe imparare qualcosa o due. Vabbè, Anna, sono tornato, eccomi. Ma ci ha messo un sacco, ma allora di chi è questa casa? È di una ragazza, praticamente mi ha una fatto entrare. Sì, io non volevo entrare, però che lei... Che cos'è quella? È una aspetta, fammi parlare. Che tipo... profumo, ma sei andato in pasticceria? Adesso ti spiego, praticamente sono andato lì, io non volevo neanche entrare, però mi ha detto, le offro i biscotti e penso che sia sola, poverina, non ha conoscenze nella città. E quindi mi ha fatto entrare e mi ha offerto una torta intera, e par pure buona, guarda qua. Ma non mi dire. Sì, e tu buona. L'hai presa pure. Senti, cosa potevo fare? Lei poverina è sola e io ho preso una torta. Ma sei proprio tonto allora. Ma dai, ma non fare così, Anna. Non è... devi prendere torte da estranee. Soprattutto Anna. Quando hanno una casa tutta rosa. Ok, pericolose. Ok. Ma ascolta, stai esagerando, è solo una ragazza sola, è appena arrivata. Cosa vuoi che sia? Dai, vieni, vedrai che questa torta è ottima. Però non abbiamo nemmeno il tempo di mangiarla per il momento, perché dobbiamo andare ad arredare la stanza della nostra futura figliuola, perché Bubolo inizia a sporgere... È vero, ho dimenticato di dirtelo mentre non c'era arrivato il pacco con gli arredamenti. Oh, perfetto, anche perché Bubolo stamattina mi ha fatto trovare un foglio con le sue richieste. E credo che se non le esaudiamo si rapisca da solo, ok? Quindi. Richieste del tipo? Voglio una stanza tutta mia, fuori la sorellina, roba tipo scritta come gli slogan dei rivoltosi, hai capito? Sorellina fuori dalla camerina! È una roba incredibile, non credevo Bubolo, che... Bubolo, non devi prendere gli insegnamenti che ti dà tuo padre! Io non sono un rivoltoso, vieni subito qua che apro la devo scatola. Devo continuare a ricordarti cosa hai combinato quando è nato tuo fratello? Sì, lo so. Quanta roba ci è arrivata, hai visto? Già. Allora, qui non sarà facile, Anna. Io ti dico la verità. Tieni, prendi questo quarzo e anche questo legno. Tu ti occupi di fare il pavimento. Ma il pavimento non so mica se lo possiamo fare. Che c'è sotto qua? Vabbè. Dovrebbe esserci l'ingresso. Allora no, il pavimento. Non devi romperlo, volevo lasciare un terrazzino per la piccola. No, facciamo le finestre, niente terrazzino. Poi magari quella là è matta e si butta di sotto e poi si rompe. Vieni, lascia fare. Allora, tu costruisci da quella parte, bravissima. Io faccio qua un paio di divanetti carini. Lascia magari giusto il tanto di fare un paio di finestrelle, io. Così? Sì, secondo me è molto bellino, belle alte, va bene? Così. Ok. Ok, da questa parte stessa cosa. Penso che Bubolo sarà contento di avere la sorellina fuori dalle scatole, ma scontento del fatto che lei abbia una stanza più carina della sua. Perché effettivamente questa stanza... Eccolo. Ciao figliolo, come va? Secondo me sta venendo a controllare. No, ha visto, ha dato un'occhiata dalla finestra interna e se n'è andato dritto fuori. Mi sa che non gli sta molto bene che la sorellina abbia una bellezza stanzita così, Ma perché lui non ce l'ha?
Lui ce l'ha pure, ma la sua stanza ormai inizia a essere vecchiotta. Cioè, capito? Non c'è più la sorpresa della stanza nuova, della novità nella sua stanza. E quindi, sai, dobbiamo chiudere questa finestra, altrimenti, cioè, non mi sembra il caso di avere una finestra interna che dà sulla stanza della bimba. Beh, potremmo controllarla di più, però, sai, non è mica tutti i torti a esserci. È di fronte al bagno. Va bene, va bene, va bene. Chiudi questa finestra, forza. Ce l'ho io i mattoni? Sì, ce li ho io i mattoni. Va bene. Per caso hai le slab? Devo chiudere questo tetto, altrimenti la bambina si farà doccia ogni volta che... Certo, certo, piove, prenditi grazie. Quelle. E poi le ho comprato anche un paio di giocattoli simpatici. Le ho preso. Oh no. Sì. Le ho preso. No, una macchina... No. Tu con i giocattoli non ci sai fare. Le ho preso una macchina da scrivere, molto antica. Le piacerà sicuramente. Poi le ho preso una lampada. Macchina da scrivere. Oh, porca miseria, la lampada e non mi piace. E se si mangia i tasti? Ma che si... Ma per cosa l'hai presa? Una bambina, mica un cassolo. Comunque le ho messo la lampada storta, quindi su questa ci dovremmo lavorare un attimo. E infine le ho preso un giocattolino simpatico, glielo metto qui per terra. Va che carino, una pecorella rosa. Ti piace? Anna, ho sonno! Anna. Arrivo. Oh. Sto mettendo a dormire la bimba, un attimo. Dai, a quell'età si addormenta veloce, forza! Perché infatti e poi la notte ogni volta che piange sono io che devo correre, mica tu. Sì, ma sono io che canto le bellissime ninne nanne. Dormi, bambina! Dormi, belli! Smettila! Daia, perché mi hai picchiato? Perché sei svegliata già due volte! Non è colpa delle mie ninna nanne, tutti si addormenterebbero quando passo al passaggio forte. Dormi felice stanotte. Vedi? Non dormo, cioè dorme benissimo. Dai, forza, andiamo a dormire pure noi. Forza, accucciati qua dentro. Perfetto. Oh. Buonanotte. Buonanotte e a domani. Stai tranquilla, Anna, il nome della bambina sarà bellissimo. Si chiamerà Genoveffa. Oh, buonanotte. Nam nam nam. La torta no, la torta no. Ah, Anna. Buongiorno, che hai fatto? Non lo so, ho sognato di mangiare una torta gigante. Non so perché, ma il profumo della torta di ieri mi è rimasto nelle narici. Mi sento come se in casa ci fossero 45 torte. Mi sa che non era un sogno, perché sento un profumo di torta fortissimo. Ma da dove viene? Non lo so, sarà la torta che c'è so... Anna? Che c'è? Ci sono due torte, mamma. Che cavolo... Da penso dove vengono fuori? Secondo me Bubolo l'ha portata sopra una. L'altra non lo so, forse la notte Bubolo si è messo Bubolo a creare. Bubolo tesoro, sei stato tu? Mi sa di sì, guarda come marcia. Anna, ce ne sono altre. Oh mio Dio. Che succede? Non venire, non venire. Non guardare. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ma che succede? Lo sapevo. Beh, io. Bubolo è contento. Lo sapevo. No. Io te l'ho detto. Anna. Non accettare mai torte da una che figlio vive scappa. Da sola in una casa rosa. Naia. Maledetto. Aia. Guarda qui. Non sei incolpata dentro Dio. Casa nostra. Anna. Poteva picchiarci. Aia. Poteva rapire i nostri figli. Non credo che sia quello il suo interesse. Penso che potrebbe rapire giusto me. Aiuto. Aia. E ti impari. Adesso tu torni da lei. Aia. E le dici che le sue torte fanno schifo e che ti deve lasciare. Lasciare in pace, subito, altrimenti vai a dormire nella cuccia del cane del nonno. Ma è stata così gentile, Anna! Muoviti! Aia, senti, ma come faccio? Non ci riesco, io non posso farlo, nonno, è successo un disastro. Nonno, sei troppo stupido, non te ne cavi niente in amore. Cosa posso fare? Anna, le torte, puoi metterle in frigo? Anna, le torte! Sto buttando nella pattumiera! No! In frigo, almeno una, porca miseria. Pattumiera! Ma le torte erano buone! Anna! Ma porca miseria! Ma non ci si comporta così però! Uffa! Le torte erano buone, però adesso capisco perché continuava a spostarsi sul divano. Altro che non ci sento bene! Quella è innamorata di me!